Inaugurate all'ospedale di Teramo, nuove tecnologie pesanti, si tratta di una PET di ultima generazione e due risonanze magnetiche da 3 e 1,5 Tesla, per un costo totale di oltre 6 milioni di euro tra macchinari, accessori e installazioni, attrezzature all'avanguardia che permetteranno di aumentare il sistema diagnostico e di prevenzione dell'ASL teramana. In particolare la PET, la prima in Italia dal punto di vista tecnologico, è stata installata presso la medicina nucleare di Teramo e in sé integra lo stato dell'arte di tutti gli sviluppi introdotti nell'ultimo decennio. Questi strumenti sono i primi in Italia e vengono installati a Teramo. Non siamo più, come dire, la regione o la provincia che arriva ultima nell'innovazione tecnologica, nella dotazione degli strumenti. Siamo i primi in Italia a dotarcene, è un indizio chiaro di come si è cambiato il passo nella sanità abruzzese e teramana e continueremo lungo questa strada. Qui a Teramo c'è ovviamente in programma il nuovo ospedale, ma non solo a Teramo, il nuovo ospedale è in programma ad Avezzano, a Vasto, a Lanciano. Stiamo in attesa che il Ministero con il suo nucleo di valutazione termini la sua istruttoria e pronti a firmare gli accordi di programma per procedere e impegnare i fondi che stanno da 20 anni fermi al Ministero e che nessuno è riuscito mai a mettere davvero a terra per realizzare le cose di cui abbiamo bisogno. Bisogna sottolineare che inauguriamo una delle attrezzature super tecnologiche, una delle prime a livello nazionale, non solo regionale, la PET-TAC tanto attesa nella nostra regione. Questo non è solo l'inizio, perché queste PET saranno presenti in tutta la nostra regione e soprattutto stiamo avviando quella che è un'innovazione tecnologica, quindi investiremo circa 34 milioni su tutto il territorio per l'ammodernamento delle grandi apparecchiature. Come è stato detto in questo incontro, qui è presente il personale che potrà mettere in atto questa refertazione, questa diagnostica, è un personale sia da un punto di vista medico che sanitario. Tengo a sottolineare che noi abbiamo portato avanti l'assunzione di tutto il personale. Stiamo portando avanti e chiudendo tutti i bandi, tutti gli avvisi, sia come primario ma soprattutto anche sulla carenza che abbiamo nelle varie realtà delle discipline, quindi sono aperti tutti i concorsi per coprire il nostro fabbisogno. Con orgoglio voglio dire che Teramo ha la PET, che funziona, già sta funzionando soprattutto, inaugurata in già funzionante, e che questo consente a 2.000 cittadini di Teramo di non andare più in altri lidi per fare questo importantissimo esame. È una tecnologia, non solo, è di essere attrattivi anche verso l'esterno, perché ha una tecnologia veramente unica, è la Ferrari delle PET oggi ed è la prima che viene installata in Italia.